vedo qualche faccia dell'anno scorso, qualche faccia nuova, quindi c'è a maggior ragione da presentare una stagione importante della Visconti. Entriamo subito in media stress. Antonio Di Trento, responsabile di stampa squadra portavoce. Applauso. Allora, io volevo ringraziare tutti per essere per aver accettato il nostro invito alla presentazione delle due squadre della VIS, la femminile che milita in Serie A e la maschile che militerà in Cina. Lo scorso anno è stata una stagione molto importante, la VIS Fondi dopo 4 anni, in soli 4 anni, è riuscita a vincere il campionato di C2 e soprattutto le donne sono riuscite alla grande a rivedere il campionato di Serie A e addirittura rasentando i playoff, e questo vuol dire veramente tanto. Vi ringrazio ancora, ringrazio la dirigenza per aver accettato ancora una volta che 26 lettere si occupasse dell'ufficio stampa e della comunicazione. Grande campagna acquisti, in bocca al lupo ragazzi e ragazze. Adesso do la parola di nuovo a Corrado che presenterà le squadre, grazie. Cominciamo con la squadra maschile e la cominciamo dai portieri, quindi la squadra della VIS Fondi, pronta per questa nuova avventura. Luca Napolitano. Ci chiamano Attilio Vannozzo, Stefano Iannitti, Davide Fiore, Cardine Napolitano. Thank you.
Antonio. Chi è Antonio? Eccola, Francesca Capo di Ferro. Capo più, Diana Piccirillo. Ilaria Palomba, la 16 che indossa Miriana Rosati, dai Miriana, qui adesso vediamo se ce la faccio. Come si dice 14 in portoghese? Chi lo sa? 14. Marcia Magallanes, arrivati in questo punto di entusiasmo, sapresti del mondo? Ma sì.
in Italia tanti tifosi, tanto affetto, quindi vogliono, vedi, vogliono sapere da voi come vi trovate. Come sta? Thank you.
staff della femminile, un gruppo di persone che sono pronte a costruire, a lottare, a investire anche in questo sport per promuovere le giovani e per portarle insomma in categorie di alto livello. Giusto mix tra entusiasmo e sacrificio. Il sacrificio è tanto, sinceramente il sacrificio c'è tanto impegno, tanta sofferenza per tutto il campionato, per l'inizio, per la preparazione del campionato. Io capisco bene quanti sforzi ci vogliono per realizzare tutto questo, per portare avanti queste tipo di progettualità. Però faccio il mio bocca al lupo sia ai ragazzi sia alle ragazze che conosco bene e speriamo che quest'anno sia fruttuoso per tutte le nostre società. Fate il coro come avete fatto prima e chiudiamo con voi. Ci siete? I tifosi? Eccoli!